Buongiorno a tutti. Oggi torniamo a parlare di fotovoltaico e lo faccio illustrandovi gli elementi essenziali della mia pergola fotovoltaica da 12 metri quadri in grado di generare 2,6 kW di potenza di picco. Questa serie di pannelli, appoggiata attraverso una struttura in alluminio direttamente sui travetti della pergola, contribuisce per circa la metà della potenza del mio impianto da 5 kW. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. 3,50 m x 3,50 m, travetti 8x4 x 400 cm. Per il fissaggio dei travetti utilizzato delle vitir Torx autofilettanti zincate. Prima di avvitarle con l'apposito inserto è necessario un preforo di un diametro leggermente inferiore. In descrizione troverete tutti i link per l'acquisto. Per il fissaggio a muro del travetto di appoggio ho utilizzato dei tasselli ad espansione in acciaio per carichi pesanti della lunghezza di circa 15 cm. Questi tasselli sono indicati per il fissaggio su cemento o muri in pietra, come nel mio caso. Una volta fissata la trave al muro e una volta fissati tra loro i travetti con le viti autofilettanti, ho provveduto a installare sopra a questi travetti la struttura di supporto per i pannelli costituita da binari di alluminio del sistema Fisher, binario Solar Light, fissato con delle staffe a dei vitoni che entrano direttamente nei travetti in legno. Questi vitoni hanno una lunghezza di circa 20 cm, normalmente si utilizzano anche per le installazioni su tettoie. Link in descrizione. Per un maggior angolo di inclinazione ho fissato la parte posteriore dei binari leggermente più elevata rispetto a quella anteriore. Se i vostri travetti sono già sufficientemente obliqui, potete fissare i binari direttamente sugli stessi. Grazie ai vitoni posteriori sono arrivato ad un angolo di circa 20 gradi. Binari disponibili su mbstore.com in lunghezze da 3,65 m che consentono di realizzare una tettoia senza sfridi da due file di tre pannelli ciascuno. Uno schema vale più di mille parole. I sei moduli che ho scelto hanno una lunghezza di 1,76 m x 1,13 m di larghezza per 3 cm di spessore. Una potenza di 435 watt di picco, una tensione di 42 volt ed essendo posti in serie abbiamo una corrente di 10 A per un totale di 2,6 kW. Essendo questi pannelli in serie tra loro, la tensione di ciascuno verrà sommata per ottenere infine una stringa del valore di 252 volt. Questi pannelli hanno i cavi di uscita positivo e negativo, laterali e centrali rispetto alla lunghezza del pannello. Per realizzare il collegamento in serie ho connesso ciascun positivo con il negativo del pannello adiacente al termine. Gli ultimi due poli positivi e negativi che rimangono aperti confluiranno nel quadro di campo posto nelle immediate vicinanze dei pannelli. Il quadro di campo permette di sezionare le correnti che vanno all'inverter e proteggere lo stesso dalle sovratensioni, ma su questo torneremo in un mio prossimo video di approfondimento. Il produttore di questo pannello Trina Solar garantisce un'efficienza dell'84% su 25 anni. Senza l'intento di voler fare della pubblicità, vi dico che ho acquistato questo tipo di pannelli sul sito Solar Power 24, che è risultato essere il più affidabile ed economico, ad un prezzo di circa 120 euro a pannello, IVA compresa, e trasporto escluso. Ciascun pannello ha un peso di circa 22 kg e uno spessore vetro di 3,2 mm. Quest'ultimo dato mi ha fatto propendere per l'installazione di una rete antigrandine da me realizzata con materiali economici ed elementari, di cui però, per questioni di tempo, vi parlerò in un prossimo video. La pergola è disposta in direzione sud-ovest con un'ottima insolazione nelle prime ore del pomeriggio ed è collegata in parallelo ad un'altra che funziona al mattino. Oggetto di un mio video precedente, link in alto a destra. Il numero dei travetti per il fissaggio determina il numero di accessori da acquistare. Per il rischio dei carichi neve è opportuno tenere in buona considerazione la luce tra i travetti
che nel mio caso è di 1 metro. Il fissaggio dei pannelli al profilo solar avviene attraverso appositi morsetti dedicati a questo profilo. Il morsetto intermedio per fissare due pannelli adiacenti e il morsetto finale di chiusura della stringa. I morsetti, così come i vitoni e le staffe e i profili, sono tutti disponibili sul sito mbstore.com. Per il calcolo della quantità di morsetti finali e centrali basterà tener conto del numero di pannelli installati sulla vostra tettoia fotovoltaica. Per il serraggio sarà opportuno utilizzare una chiave dinamometrica con una coppia massima di 10 Nm. I binari dovranno essere installati in piano attraverso l'utilizzo di una livella a bolla per tutta la loro lunghezza. Con una staggia si dovrà verificare la planarità del profilo addossato al muro rispetto a tutti gli altri profili fino all'ultimo all'estremità opposta dei travetti. In questo caso ho fissato il profilo più basso direttamente ai travetti in legno con delle viti autofilettanti. Ed in questo modo, con pochi metri quadrati e anche relativamente poca spesa, sono riuscito ad ottenere una valida stringa da 2,6 kW per il mio impianto fotovoltaico da 5 kW con inverter Voltronic, di cui naturalmente vi illustrerò i dettagli in un mio prossimo video. Quindi rimanete sintonizzati sul mio canale se non volete perdervi tutti i dettagli della mia installazione. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete like, condividete e iscrivetevi al canale. Se avete ulteriori domande su questa mia pergola fotovoltaica, potete inserirle qui sotto nei commenti oppure scrivermi all'indirizzo in sovraimpressione. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona giornata.